Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo odierno, secondo quello che ci riporta Matteo, presenta il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, che ci viene riportato anche da altri evangelisti, a voler sottolineare anche il carattere storico di questo evento, oltre che semplicemente simbolico. Certamente Gesù è venuto a salvare l'uomo nella sua totalità, nell'anima, che è spirituale, certamente, ma anche nella sua dimensione fisico-storico-corporale. Anche se Gesù è consapevole di come le scelte libere dell'uomo possano anche essere perverse, cioè capaci di ritorcersi contro l'uomo stesso, attraverso l'uso della cattiveria, attraverso quelle situazioni di conflitto, di guerra, che genera in maniera macroscopica o semplicemente ridotta all'interno del clan familiare gravi ingiustizie, mancanze di pace, fino a privare chi ne è vittima dello stesso fabbisogno quotidiano. Lo vediamo, lo sappiamo attraverso i tristi fatti di cronaca, quelle che sono le loro conseguenze e le situazioni deplorevoli nelle quali gran parte della popolazione coinvolta in un conflitto è affetta e afflitta, fino a quando poi addirittura ci sono dei veri e propri esodi da guerra, migrazioni da conflitto. Quello che la liturgia della parola odierna vuole farci capire innanzitutto attraverso Isaia è quella risoluzione finale, quel contrasto tra tenebra e luce che rientra nella prospettiva della risurrezione di Gesù. Cioè, quando il Maestro, il Messia atteso dal popolo ebreo sembrava soccombere, sembrava sconfitto, è lì che lui ha realizzato la sua grande vittoria. Con la sua morte, paradossalmente, sconfigge la morte, perché vince la morte in quanto risorge. E anche questo è un dato storico. Un dato storico suffragato dalla testimonianza degli evangelisti che riportano quella che è la testimonianza degli apostoli, che riportano quella che è la testimonianza di migliaia di persone che hanno assistito ai prodigi del risorto. Il risorto che continuò a vivere accanto ai suoi discepoli per istruirli prima dell'ascensione avvenuta 40 giorni dopo la sua risurrezione. E il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci vuole anche però avere una sua dimensione simbolica soprannaturale, perché accanto al pane materiale di cui Cristo si occupa effettivamente, consapevole che nessuno deve esserne privato, e in modo particolare coloro che lo seguono, lo ascoltano, lo servono, come fu il caso di una enorme moltitudine che è ammirata, attirata, anche incuriosita, se vogliamo, dalla guarigione di ciechi, di sordi, di muti, di zoppi, di storpi, è assiepata per conoscerlo, per ascoltarlo. Gesù è consapevole di quello che è il disagio che questa situazione rischia di provocare in questa popolazione naturalmente affamata, perché non volevano rientrare a casa e le case erano lontane, e quindi si preoccupa di sfamarli prodigiosamente. Ma quel prodigio, e concludo, vuole anche preludere già al grande miracolo dell'Eucaristia, che si moltiplica effettivamente attraverso l'uso di questo elemento naturale che è il pane, attraverso la preghiera consacratoria, attraverso la ripetizione da parte dei sacerdoti di quello che Gesù ha fatto quando le istituì
Il giovedì santo era la sua ultima cena con i discepoli prima della cattura e della morte, poi Gesù continuerà a mangiare da risorto con i discepoli, lui stesso preparerà loro pane e pesce sulla spiaggia, come sappiamo, accendendo un bel fuocherello, e questa moltiplicazione eucaristica si perpetua attraverso i sacerdoti, l'azione sacerdotale, i successori dei discepoli degli apostoli. Quindi oggi vogliamo anche ricordare questo ministero, vogliamo pregare per le vocazioni alla vita sacerdotale, vogliamo pregare perché l'Eucaristia non manchi mai a nessuno, in quanto ci sono anche nei paesi di antica tradizione cristiana città, grandi città, anche più grandi delle nostre, dove c'è la domenica una sola messa che viene celebrata secondo la turnazione di quelle che sono le chiese e le parrocchie ivi presenti, dove un solo prete celebra ogni settimana in una parrocchia diversa. Perché in una parrocchia diversa? Perché in quelle altre parrocchie non ci sono sacerdoti. È il caso già di alcune regioni nella Francia. La primogenita della Chiesa, cos'è fatto? Diceva già Giovanni Paolo II negli anni Ottanta, cos'è fatto Francia del tuo battesimo? E allora noi vogliamo veramente alimentare la nostra fede, specialmente in questo momento storico dove a causa della pandemia qualcuno sarebbe tentato a non recarsi in chiesa, preso un po' dalle sue paure, dalle sue ipocondrie, alle volte anche legittime, ma alle volte anche esagerate e ingiustificate, per forse alimentare questa fame, questa sete di Cristo, che deve sempre essere presente nella vita del suo popolo, perché quando si termina la ricerca di Dio, quando si termina la scoperta di Dio, quando finisce lo stupore dell'incontro con Dio, veramente la vita umana si appiattisce. Ed allora è lì che fa, attraverso l'esperienza della carestia eucaristica, anche l'esperienza veramente del suo dissolvimento, della sua denutrizione in umanità e in spiritualità. Siano lodati Gesù e Maria. Sì, grazie.